Fred Film Radio, io sono Niccolò Comotti qui alla 78esima edizione del Festival Venezia e oggi sono in compagnia di Michelangelo Frammartino. Benvenuto. Ciao, buongiorno. Michelangelo, sei qui in competizione con il tuo ultimo film, Il Buco. Io ho avuto il piacere di vederlo durante la proiezione per la stampa, mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto tantissimo. Hai resistito? Sono iniziato stanchissimo e poi però mi sono svegliato totalmente per il film, fatto veramente questo anti-sveglia. Dai. Iniziamo da qualcosa di molto semplice. Dove è iniziata l'idea principale di dire ok, adesso devo fare il film su questo specifico evento del 61, quando proprio ti sei, diciamo, innamorato dell'idea e ovviamente hai deciso di spingerla? Guarda, è un cinema che nasce sempre, come stiamo dicendo, non solo per me ma per diversi autori, in un confronto molto serrato con la realtà, quindi non nasce dalla pagina, no? Non nella stanza da solo col foglio, ma nasce in un rapporto molto intenso con i luoghi. E in questo caso col Pollino, che avevo conosciuto già sul film precedente, una terra fantastica alla quale il film non riesce a rendere giustizia, bisogna andarci sul Pollino per goderne. E lì, a un certo punto, frequentandolo negli anni, mi rendo conto che le escursioni alle quali partecipavo, numerose, quelle anche che facevo da solo, che quindi mi avevano convinto di conoscere un po' il territorio, invece non mi avevano fatto scoprire il paesaggio sotterraneo. E quello è un massiccio di calcare, quindi l'acqua ha lavorato, c'è un paesaggio che è il fuoricampo di quello che io ritenevo essere l'unica immagine. Sai, nel cinema il fuoricampo è la cosa più importante, quella che rende vivo un film, è quella che permette allo spettatore di immaginare. Quando ho scoperto questa anima del Pollino, e non ho resistito, e quindi ho cominciato a frequentare il mondo speleo, e un giorno ho incontrato Giulio Jeckele in un campo speleologico sul Pollino. C'è l'uomo di punta della spedizione del 61, e quindi, sai, ho cominciato il nostro lavoro di sartoria, cucire insieme i pezzi. Ma come, il 61, il boom economico, sono gli anni dell'altezza, no? Si guarda in alto e voi andate giù. Ecco, questa cosa ha cominciato a prendere piede così. L'intero film, tra l'altro, è veramente un'esperienza quasi mistica, perché continui il tuo ritmo e le tue decisioni, anche la predilezione per il suono, non solo per l'immagine. Lo spettatore continua a chiedersi tantissime cose, no? Il cervello va. Però mi domandavo... Esatto. Perché lì c'è l'Atmos, abbiamo lavorato con un suono particolare. Sì, ho capito. Tra l'altro sì, c'erano stati momenti, no, infatti era... Soprattutto lo zoccolo della mucca quando si appoggia sul terreno umido, quella proprio ha sentito... ma volevo proprio chiederti quanto era importante per te l'idea proprio della... Oppure, mettiamola così, è difficilissimo... Da realizzare questo film. Dimmi più riguardo proprio la parte tecnica, per rispecchiare quello che volevi del film stesso, cioè l'importanza del suono, l'importanza delle immagini, come ti sei gestito con la troupe. Allora, guarda, qualcuno chiama questo cinema del reale, quindi significa intanto che fuoriesce dalla realtà, appunto, come dicevamo prima, no? In un rapporto forte con la realtà, e poi lo giri in territori autentici, no? Quindi non potevamo fare un film sull'abisso del bifurto e non entrare nel bifurto, e quando si è scelto di fare questa operazione, ovviamente sono cominciati i problemi. Noi ci eravamo andati per un paio d'anni per imparare a stare lì sotto con serenità, quella che devi avere per poter girare, ma poi abbiamo dovuto cominciare a costruire un protocollo per poter filmare in grotta, per mandare fuori le immagini con la fibra ottica, che quindi srotolavamo perché scendevamo fino a 400 metri di profondità. Questo significa che la troupe era spezzata in due, c'erano quelli che partivano all'alba per scendere in corda, raggiungere la postazione, magari ci volevano 3-4 ore per arrivare, poi diverse ore per cablare, e gli altri fuori che magari si svegliavano 6-7 ore dopo e ci sentivamo via radio. Quindi è stato molto complicato ed è stato molto molto lungo, e sicuramente il suono, cioè portare Simone Oliviero e Paolo Benvenuti, che sono dei fonici straordinari con un coraggio enorme, troppo generosi lo devo dire, sono diventati speleologi per fare questo film, assieme a Luca Massa, che è l'operatore, che è uno speleologo, e Davide Lonigro, assistente alla macchina, che ha imparato anche lui a muoversi in grotta. Loro portavano giù un'attrezzatura enorme, perché dovevano
posizionare i microfoni per poter poi rendere l'immersività. Questo richiedeva loro una fatica enorme e a noi un'attesa anche lunghissima, no? E quindi si è trasformato in un lavoro di 6 settimane. La prima sembrava possibile farlo in 4, invece poi sono diventate 6 di lavoro quotidiano per portare a casa il materiale ipogeo, chiamiamolo così, però per avere un'aria, come dire, tecnica. E dimmi un'ultima cosa, questa spedizione anche per te, raggiungere la fine dell'abisso, quindi costantemente andare verso il buio più buio, cosa ti ha insegnato dal punto di vista, come per la tua visione del cinema, proprio in cinema in senso lato? Cioè, invece, sai, il cinema comunque è uno schermo semi-argentato che ci colpisce, però tu stai andando proprio verso l'antischermo, stai andando verso l'oscurità. Cosa ti ha lasciato? Guarda, un discorso complicato, perché possiamo vederla in tanti modi, questa frontiera che si sposta quando tu avanzi, e il buio che va sempre un po' più in là, poi le grotte non finiscono mai, perché non finisce dove puoi arrivare tu, continua anche dopo dove va l'acqua, quindi è complesso. Però una cosa che ho imparato dagli speleo, dai veterani, quelli del 61, è che loro erano una squadra, non si poteva fare speleologia da soli, come adesso, puoi entrare con l'imbrago e la corda, ma loro scendevano in scaletta e dovevano farsi sicura l'un l'altro, erano un collettivo e lo senti quando li incontri. E allora questo collettivo che sprofonda nel buio, no? Questa squadra che sprofonda nel buio ha molto a che fare col cinema, no? Che è sempre un collettivo che sprofonda nel buio tutti assieme nell'immagine. Il cinema lo si fa assieme, lo si vive assieme, no? E questo forse con la speleologia l'ho capito anche meglio. Grazie mille Michelangelo, è stato veramente un piacere. Grazie ancora, qui grazie. A Fred Film Radio, The Festival Insider.